Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima di Michael Jackson che è You Are Not Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone è una canzone in tonalità Si maggiore, però per una questione di semplificazione noi faremo una versione, un mezzo tono sopra, quindi la vedremo in Do maggiore. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Do maggiore, quindi dove ci sono i due tastinieri qua c'è il Do, Do Mi Sol e Do maggiore. Poi il La minore andando indietro, Do, Si, La, La, Do, Mi. Poi avremo il Re minore che è accanto al Do, Re, Fa, La. Ed infine il Sol maggiore. Andiamo ancora indietro, questo è Sol, Si, Re. E la canzone inizia così. Another day is gone. Si aggiungeranno altri accordi, in questo caso altri due accordi, che sono il La maggiore, quindi questo è il Do, Si, La, Do diesis, Mi, e andiamo ancora indietro il Fa maggiore, Sol, Fa, Fa, La, Do. Partirà sempre dal Do e ci saranno ancora Re minore e Sol, come prima. La struttura è questa. Every day I see Poi gli accordi si ripetono uguali, si ripete la strofa, il ritornello, fino ad arrivare a una parte dove ci sono due accordi nuovi che sono il La bemolle, quindi questo abbiamo detto che è il La, La bemolle, Do, Mi bemolle e il Si bemolle, quindi Si bemolle è questo, Re, Fa e Si bemolle. E conoscete bene la canzone che fa. Riprende la strofa. Poi andando avanti, la canzone salirà di tonalità e ci saranno degli accordi completamente nuovi che sono il Mi maggiore, Mi, Sol diesis, Si, il Do diesis minore, Do diesis, Mi, Sol diesis, poi avremo Fa diesis minore, Fa diesis, La, Do diesis, e il Si maggiore, quindi Si, Re diesis, Fa diesis. Ve la faccio sentire. E questi saranno gli accordi che si useranno in seguito. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi. Poi
poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte e la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste usare anche la sinistra per accompagnarvi, lascio anche lì un link di una puntata che parla proprio di come poterlo fare. Ciao ciao, alla prossima!